Farvi vedere un attimo, scusate, visto che sì. Si parla di battaglia, di una battaglia seria, andiamo con le immagini a Kiev, dove questa sera la situazione è davvero tragica. Qui siamo nel campo dei manifestanti, le ambulanze continuano a tentare di farsi largo e purtroppo arrivano notizie incontrollate su altri morti. La parte diciamo a nord della immagine che noi stiamo vedendo, del tratto di Maidar che noi stiamo vedendo, il quartiere di Kiev che ospita i manifestanti e in cui ci sono stati gli scontri, la parte superiore è tutta in fiamme. Come adesso leggo anche una nota dell'ANSA, dell'inviato dell'ANSA, come ha potuto constatare l'ANSA, alcune delle tende dei manifestanti in piazza sono in fiamme. I dimostranti rimasti continuano da parte loro a bruciare pneumatici all'imbocco della piazza, che è quella che vedremo se la inquadratura sarà allargata, su via Institutska, per creare una sorta di cortina di fuoco e fumo, che è quella, se avete visto il nostro telegiornale delle 20, sapete che è quella che dà l'idea di un'enorme muraglia di fuoco che sta nel nord della piazza, proprio all'imbocco di via Institutska. Questo era un doveroso aggiornamento che serviva anche per relativizzare, perché cominciavamo a parlare di battaglia, di queste cose. Ecco, purtroppo è lì che sta succedendo quel che sta succedendo. Peraltro è una cosa che ci interpella, perché sì. La protesta di Kiev, in cui ci sono anche persone poco raccomandabili, per dirlo, perché non è mai tutta realtà, tutta tondo, però è una proposta per chi vorrebbe essere parte dell'Europa e non essere rispedito ancora a essere in qualche modo satellite della Russia. Scusa, ti ho interrotto, Franco, ma... No, lo dicevo che bisogna togliere un po' di epica ogni tanto agli atteggiamenti, fin dall'inizio. Adesso anche quel che è stato raccontato dell'arrivo di Renzi e del governo Letta. Che il governo Letta fosse immobile si capiva anche quando Renzi gli ha votato la fiducia ai primi di dicembre. Poi a un certo punto ha detto facciamo la legge elettorale, ci penso io a muovere le cose. Letta diceva ma veramente vorrei fare un patto anche su questo. Dice no, quelli dopo. A forza di dirgli dopo gli ha tirato via la sedia da sottosedere. Quindi alla fin fine anche Letta era lì immobile, sì da gennaio, ma perché glielo chiedeva l'altro di stare immobile. E poi l'ha usato come argomento. Quindi diciamo è normale che sia accaduto così, perché Renzi probabilmente aveva tutto da perdere a stare ancora un anno a bagnomaria. Era sì, su la questo sua leadership. Posso solo dire una cosa. Fammi soltanto, solo per pochi Renzi. Secondi torniamo a Kiev per farvi vedere qual è la parte a cui mi riferivo, che è questa della piazza, che è abbastanza eloquente, è vedere e sentire anche, alziamo al massimo gli effetti, per capire che la situazione è, nonostante le immagini che vediamo, lì non c'è un fronte di scontro, lì è proprio stato tutto incendiato tramite appunto l'uso di pneumatici da cui mettere fuoco, e tendaggi e via dicendo, per creare proprio una vera e propria cortina di fiamme tra i manifestanti e le forze della milizia che dovevano intervenire per disperderli e per far sgomberare totalmente quello che è il principale accampamento della rivolta ucraina contro il presidente Yanukovych. Torniamo, scusate, ma sì. Quando si aggiorna è giusto farlo a pieno e per bene. Allora, no, qui siamo andati a un aspetto su cui... Nei confronti dei 5 Stelle, cioè, questi sono stati votati per cambiare un sistema. Poi uno può essere d'accordo o non d'accordo con la loro idea di cambiare il sistema e con l'idea dei loro elettori. Ma non si può, da quando sono entrati in Parlamento, continuare a dirgli e chiedergli ma perché non vi mettete d'accordo con quelli che amministrano il sistema? Perché la loro vocazione non può essere quella. Non possono entrare in nessun governo con quelli che sono stati eletti in questo turno elettorale. Se il sistema cambierà, nascessero nuove forze politiche, potranno farlo alle prossime elezioni. Questo è naturale. Questo è indubbio. Però, ad esempio, le prossime elezioni. Il treno che sta passando, il primo treno dell'era Renzi, il primo treno dell'era Renzi è la legge elettorale, come è noto. No? Febbraio, legge elettorale, no? Il famoso timing che ha fatto ieri Renzi. E chissà se è il primo. Poi il lavoro, lui l'ha detto, febbraio legge elettorale, marzo lavoro. Per prassi repubblicana, quando si cambia la legge elettorale, entro pochi mesi si deve andare a votare, perché sono cambiate le regole. No, ma questo lo vedremo, è come...
come è stato detto più volte, poi quando un uomo politico assume le redini del governo e dà delle scadenze e non le rispetta, ha già cominciato a scricchiolare la sua sedia. Quindi lo vedremo, se Renzi riuscirà a rispettare questo insidioso, diciamo, calendario. Magari mettendo sarà una clausola che dice: quando cambieremo il Senato, cambieremo il titolo V della Costituzione, entra in vigore una nuova legge. Sì, ma quello ci sa, quello vi rendete conto che andiamo avanti in questo modo? Cioè, qualunque cosa una persona dica, no, ma un attimo, viene immediatamente messa in discussione. Ma perché non ce l'ho con Begis, che figuriamoci. No, però è così, legittimo. Però cioè, magari. No, è tutto legittimo, però è tendenzialmente conosciamo la legge elettorale, no, così però, come è stata impostata la cosa. Direttore. No, ma volevo dire una cosa. Non conosciamo bene, se non dei titoli del Jobs Act, tutte le altre cose. Sì, però siccome adesso è riferimento alla legge elettorale, sì, se la legge elettorale è andata in aula il 27 gennaio e se ne discute in modo concreto, perché voi avete è dato solo ed esclusivamente perché Renzi ha, tra virgolette, imposto che questo accadesse, facendo un'alleanza con Forza Italia, non ne abbiamo, perché come noto era impossibile farla con altri. Non ne abbiamo pro quota resignare i telespettatori e gli elettori italiani. Si sa, no, che però questo, siccome dice, siccome, no, ma questo è vero che l'ha accelerato, allora, certo. Se è vero, è un fatto. Quello è un fatto, che però voglio dire è un'altra cosa. La farà andare via lei. Mentre sulla questione del governo, nessuno può pensare che il Movimento 5 Stelle, proprio per il mandato elettorale che hanno avuto, quello che li ha portati in Parlamento, non hanno nessuna intenzione e non devono toccare palla sul fronte delle alleanze, e questo è anche ben comprensibile. L'unica cosa che aveva detto Grillo su questo tema era chiarissima: né con il PDL né con il PD-L, e su questo la linea continua a essere molto chiara. Però la legge elettorale è un'altra cosa, sono le regole del gioco che riguardano anche voi. Siete voi che volete arrivare al 51% per governare da soli. Quindi non è ininfluente quale sarà la legge elettorale. Perché su questo voi non intercettate il dibattito, la discussione? A parte il fatto che il dibattito e la discussione si fanno in aula. È vero che il 27, il 28 gennaio è arrivata in aula questa legge elettorale, ma poi è stata rinviata due volte, una volta per decisione, per richiesta dei piccoli partiti che stavano cercando un po' di acqua in cui nuotare, e l'altra volta perché doveva arrivare questa settimana e c'è il governo che sta venendo in aula per la fiducia. Ma detto questo, noi abbiamo utilizzato un altro metodo, la legge elettorale la stiamo facendo e scommettiamo che è pronta prima la nostra che quella lì di Renzi e Berlusconi, e lo stiamo facendo online con un professore universitario che spiega ai cittadini che significa proporzionale, maggioritario e tutto quello che ne deriva, e i cittadini votano punto per punto e compongono punto per punto la nostra legge elettorale. Questa legge elettorale sarà presentata in aula, è la nostra idea. Di certo io non posso pensare che per fare accordi a tutti i costi devo avallare una legge elettorale così, che tra le altre cose, oltre alle liste bloccate, i premi di maggioranza e tutta sta roba qui, garantisce ad un partito che ha il 6% di avere il 53% dei seggi, perché nel meccanismo delle coalizioni puoi fare mega coalizioni, gli sbarramenti sono alti, l'unico che prende il 6% si prende il 53% dei seggi. È una legge che sarà sicuramente al vaglio presto della Corte Costituzionale. Io ritengo sia totalmente incostituzionale. Vedremo nel dibattito parlamentare se vorranno modificarla. Noi, alla prova dei voti, dialoghiamo con tutti. Io voglio vedere le persone premere il pulsante verde o rosso, perché è con quelli che si fanno danni, non con le parole nei talk show, perché lì sono tutti bravi a parlare. Ma alla prova dei voti, il punto. Cioè, perché? Perché dice? Perché i talk show si fanno belli no, e poi... No, mi scusi, quante volte ho visto tutti... Se lei oggi va a chiedere a tutti se sono per penalizzare, depotenziare lobby le slot machine, tutti sono d'accordo, no? Non credo che assisterà una persona che dice sì, le lobby le slot machine mi stanno simpatiche, no. Però poi li vedi votare per il condono, 2,5 miliardi di euro che ci dovevano dare, alle società delle slot machine. Allora io dico, noi dobbiamo sempre fare un confronto tra parole e fatti e vedere chi ha fatto i fatti. Tra l'altro ci sono il sito della Camera e Open Parlamento, che è un sito internet dove tutti i cittadini possono andare a vedere il proprio eletto, cosa ha votato, se è presente in aula, che sta facendo, e quindi verificare quello che io sto dicendo con quello che farò, perché è quello che ci ha reso diffidenti. La nostra genesi iniziale né col PD né col PDL. Solo è quella c'è di genesi, quella di queste forze, manca il proprio chiedo eletto, scusa, nessuno è eletto, queste, nessuno. Con queste forze politiche noi abbiamo avuto a che fare per anni da attivisti. Io stesso in Campania il PD di Bassolino l'ho conosciuto benissimo, quello che ha creato il disastro dei rifiuti insieme alla finta opposizione di Forza Italia. Arrivati qui non è che ci alleiamo a prescindere. Abbiamo detto
venite alla prova dei voti e vediamo cosa votiamo. E qualche volta votiamo anche qualcosa insieme, però la percentuale è ancora troppo bassa delle cose buone. E infatti gli ultimi 10 mesi lo testimoniano. Io voglio dire solo un'ultima cosa. Quando noi siamo arrivati a febbraio in Parlamento, abbiamo detto facciamo la legge elettorale e andiamo a votare, perché non ci sono i presupposti per un governo. Le elezioni costavano 300-400 milioni di euro. Dopo 10 mesi questo governo ci è costato 10 miliardi di euro. Io questo lo voglio dire perché forse avevamo ragione dicendo non ci sono i presupposti per un governo. E mi pare che pure... Scusi, Roberto, ma se si va a votare? Se si va a votare adesso, a parte che abbiamo anche il tempo per fare una nuova legge elettorale, se si fa solo questo. Benissimo, ma ecco, questa cosa della legge elettorale, io non riesco a capire una cosa. Perché, lo dico francamente, l'ho già detto a un suo collega un'altra volta, perché voi non interagite su questa cosa della legge elettorale? Perché... quale che sia il sistema, voi rischiate di esserne beneficiati, nel senso che se noi vediamo la forza relativa di tutti i partiti, di movimenti, delle liste principali, il Movimento 5 Stelle se la può battere, nel senso che sarà 6, 5, 4, 7 punti dal PD, è davanti a Forza Italia, nelle rilevazioni che magari non servono a niente, dei sondaggi di queste settimane, ma può pensare che con un sistema che gli è più favorevole di un altro può andare al ballottaggio.